assessore Piccinini, Meloni a Pescara ha detto che dall'Abruzzo si aspetta molto. State pedalando? Beh sì, anche soprattutto da questa provincia, dopo l'eclatante direi risultato delle comunali, cerchiamo di seguire l'onda lunga, trascinati anche dal sindaco. Speriamo di far bene, è importante che faccia bene tutta la coalizione, ma è importante soprattutto un'affermazione da parte del partito di Giorgia Meloni. Ecco, a livello nazionale però la coalizione non sembra così coesa, no? Già ci sono frecciatine, comporre un governo non sarà facile, soprattutto se i numeri saranno risicati come coalizione. Ma no, non è vero, le campagne elettorali sono sempre distoniche rispetto a quella che è la situazione reale. Credo che ognuno stia cercando di portare acqua al suo mulino, quindi è inevitabile che ci siano in alcuni momenti anche delle piccole contrapposizioni. Mi sembra che il progetto sia invece ben chiaro, quello del centrodestra. Si sta cercando di raggiungere la maggioranza per poter governare senza alcuni ulteriori impicci rispetto a quelli che già ci hanno riservato la politica nel passato. Avete una grossa responsabilità, anche perché la Meloni ha detto che si aspetta molto dall'Abruzzo. Noi ci aspettiamo molto dalla Meloni a livello nazionale e tutti insieme gli abbiamo detto che vogliamo contribuire alla vittoria del centrodestra, è un'affermazione di Fratelli d'Italia. Noi crediamo che in Abruzzo riusciremo a prendere percentuali alte e quindi la Meloni sarà contenta. Tutto questo è propedeutico alle regionali? Qualcuno mi ha detto che si sta preparando, ha accettato il secondo, il terzo, il quarto posto in lista perché l'appuntamento vero è quello con la regione. Lei pure lavora un ritorno? No, io faccio questa candidatura e nella mia provincia io non mi candido alla regione perché ho trovato già 7 candidati, perché almeno per quello che riguarda la mia provincia io voglio fare effetto ciliegia, non devo fare da tappo a tanti giovani e a tante competenze nel mio partito. È chiaro che in campagna elettorale vengono fuori anche ambizioni per successivi traguardi e se la gente magari ha intenzione, molti amici hanno intenzione di candidarsi con noi, evidentemente siamo una garanzia morale, amministrativa e politica, quindi ben vengano le ambizioni di tutti, anche di amici aquilani. Nel centrodestra c'è qualcuno che ha un credito da riscuotere dopo l'esclusione tra virgolette eccellente, no? Da queste liste, e tra l'altro è proprio della sua stessa, no, non solo, ma anche della sua stessa provenienza, no? Fabrizio Di Stefano, vedo che mi guarda un po'. Sì, no, la guardo sempre con simpatia perché la conosco e lei è un ottimo giornalista e ho simpatia per lei anche perché è giovane e bravo, però come si può dire, di persone influenti che avevano un loro ruolo che non sono state candidate ce ne sono, c'è Fabrizio Stefano, Peppaolo Gatti, tanti altri, per motivi che non conosco in quanto sono problematiche di Forza Italia. Credo che tutte queste persone vadano recuperate nell'ottica delle regionali, perché noi non vogliamo vincere solo, non vogliamo tornare al governo dell'Italia ma anche dalla regione Abruzzo, visto che qualcuno l'ha abbandonata. Mannetti, poco più di una settimana dal voto, ma le simulazioni più accreditate a livello nazionale in base ai sondaggi, che adesso neanche più si possono citare, parlano di un governo PD Forza Italia. Come si convince l'elettore così? Beh, io sono fiduciosa negli elettori e da quello che so ci sarà una schiacciante vittoria del centrodestra. Quindi si parla di questo governo, secondo me, anche per demotivare l'elettorato e spingerlo verso un voto di protesta indirizzato al Movimento 5 Stelle. Noi stiamo facendo la campagna elettorale casa per casa, le cose vanno bene, la gente risponde e c'è molta vicinanza al nostro partito Fratelli d'Italia. Questo appuntamento è anche propedeutico in Abruzzo per volontà del Presidente della Regione e anche un po' per scadenza naturale, propedeutico all'appuntamento con le regionali. Come si prepara il centrodestra? Beh, il centrodestra si sta preparando innanzitutto affrontando questa campagna elettorale che è importante e poi io credo che sia giusto imitare il modello L'Aquila, quello che abbiamo seguito qua all'Aquila, siamo stati uniti, siamo andati uniti, abbiamo trovato la sintesi sulla figura di Pierluigi Biondi e la stessa cosa dovremmo fare per la regione. Ecco, tra i papabili alla regione, che poi è un grande escluso dalle politiche, quindi forse ha un credito da vantare, è una persona a lei molto vicina che è Fabrizio Di Stefano. Beh, un grande escluso da questa partita, comunque Fabrizio Di Stefano è sempre una persona che continua a fare politica con il suo partito, Forza Italia, stanno organizzando delle manifestazioni sul territorio e sicuramente sulla partita delle regionali Fabrizio Di Stefano sarà un nome in campo, insomma, da valutare. Ricciuti, un berlusconiano della prima ora, storia democristiana con Fratelli d'Italia? Assolutamente sì, la scelta è quella definitiva. Credo che i passaggi politici che hanno portato a questa scelta siano oramai noti a tutta la città.
Intanto, altri però non hanno avuto questo coraggio, se possiamo chiamarlo così. Ma immagino che il coraggio attiene alle persone in maniera diretta e puntuale, quindi se lo si ha lo si tira fuori. Le scelte fatte da Forza Italia, anche non solo in termini nazionali ma anche e soprattutto in termini locali, credo che possano essere criticate ampiamente. Oggi non è il momento di generare ulteriori polemiche, ma è chiaro ed evidente che chi vota centrodestra voterà convintamente Fratelli d'Italia, perché è il contenitore politico vero che rispetta le esperienze e le esigenze del territorio. Nella sua condizione però ci sono anche altri, uno su tutti è l'ex presidente della regione Chiodi, e però alla fine della fiera con questo sistema elettorale portate sempre voti al candidato dell'uninominale di Forza Italia. Certamente, questo è il gioco delle coalizioni ed è coerente farlo. È chiaro ed evidente però che la connotazione con l'elezione proporzionale, la quale alla lista del Senato sono candidato, poi attribuiranno i pesi e le misure dei risultati elettorali. Io credo che questa sia un'opportunità che noi attribuiamo soprattutto ai cittadini della nostra città, della nostra area, della nostra provincia, per connotare in maniera diretta il voto rispetto alle esperienze territoriali. Oggi qui c'è bisogno di gente che difenda il territorio perché conosce i problemi del territorio. Credo che altro non debba affermare se non che il voto a Fratelli d'Italia rappresenta proprio questa scelta. Tutti i candidati eletti saranno del territorio, tutti i candidati che sono espressione diretta della vita politica territoriale. Sindaco, Fratelli d'Italia è trainante, la Meloni ha detto che si aspetta molto in Abruzzo. Beh, la Meloni immagino che si aspetti molto in molte parti d'Italia, perché Fratelli d'Italia intanto è un partito che rappresenta a livello nazionale questa comunità, perché vuole portare al governo della nazione dei patrioti e perché ha dichiarato chiaramente che è stato sottoscritto un patto con gli italiani e i candidati con la Meloni che non ci sarà maggioranza che non sia quella di centrodestra. Mi sembra un messaggio di chiarezza e di determinazione che in un tempo in cui la politica dà troppo spesso delle indicazioni devianti è un elemento di semplificazione importante. Al di là della retorica della disciplina di partito, come si batte il territorio? No? Lei è abituata a una storia in questo, quando i candidati poi vengono scelti da Roma e lo sappiamo tutti com'è andata, lei l'ha anche detto. Ma sì, è una legge elettorale che a me non piace, l'ho detto chiaramente, perché interpreta malamente addirittura anche il Rosatellum. Però adesso l'obiettivo bisogna puntare al bersaglio grosso. Il bersaglio grosso è un governo stabile, è l'unica coalizione in grado di dare un governo a questa nazione, è il centrodestra.